Vai. Sono la terz'ultima, quindi dai, ancora tre speech e poi è mojito time. Assolutamente. O no? Ma questo è uno speech ad alto contenuto di utilità, quindi attenzione, attenzione. Giusy. Grazie. Inizio subito con una domanda. Chi si riconosce in questa foto? Essere umano, forse il sole non è ancora sorto e noi abbiamo già il cellulare in mano. Voce, voce? Così? È meglio? Ok. In Germania c'è una definizione per questo tipo di creatura che è una combinazione di smartphone e zombie, lo o la smombi. Ecco, non so voi, ma credo che molti freelance siano degli smombi. Smombi. O sgombi, come si dice qui in Romagna. Quindi, okay. Quindi è molto smombi, sgombi. Questo però ha un effetto su di noi, perché nel momento in cui siamo ancora, diciamo, in questo status tra il sonno e la veglia, diamo già un input, un impulso per il resto della giornata. Se iniziamo la giornata reagendo a quelli che sono i messaggi che arrivano da fuori o le mail che vengono da fuori, questo è quello che faremo per tutto il resto della giornata. Quindi risponderemo con rabbia magari a una sgarbatezza di qualcuno o un'email scritta male da un collega. Ma l'effetto più grave è questo. E cioè che la giornata non è ancora iniziata e già abbiamo l'ansia di non avere abbastanza tempo per fare tutte le cose che vogliamo fare. E cioè l'ansia da lista to do. Ma la giornata non è ancora iniziata. Allora, io sono Giusy Valentini, sono giornalista freelance per la radio pubblica tedesca, perché abito a Berlino da 18 anni, ma sono anche life coach. Il che significa che faccio due lavori da freelance che sono molto diversi tra di loro e, oltre ad essere uno smombi, non solo questa è la mia scrivania, forse qualche giorno ha ancora questo aspetto, ma iniziavo appunto la giornata completamente destrutturata. E allora ho cominciato a cercare determinati consigli in rete e ho letto qualcosa su questo signore che tra l'altro credo in questo periodo storico ci manchi moltissimo, Barack Obama. Barack Obama ha una routine mattutina, il che significa che Barack Obama, ai tempi della sua presidenza, si alzava almeno 2 ore prima del suo primo appuntamento. Se il suo primo appuntamento era alle 8, Barack si alzava alle 6. E questo per fare cosa? Dai 45 ai 60 minuti di sport, questo con la sua famiglia, quindi con Michelle e le figlie, per leggere almeno 10 pagine di un libro nuovo che voleva studiare e poi per programmare la sua giornata. E allora mi sono chiesta, ma scusa, ma se Barack Obama, che è il presidente degli Stati Uniti, trova 2 ore di tempo la mattina per organizzare la giornata e immagino che lui abbia 2 cosette da fare in più di me, com'è che io non trovo mezz'ora per fare una cosa simile? E da lì è iniziato, diciamo, un po' il viaggio alla ricerca di questi 7 hacks di produttività, del motivo per cui sono qui. Ancora? Ah, scusa. Ok, così? E lo scopo, che era il mio scopo e vorrei che fosse praticamente anche il messaggio che arriva anche a voi, è questo. Come lavorare meno e avere più tempo libero. Perché se siamo freelance, probabilmente amiamo moltissimo il nostro lavoro. E lo amiamo talmente tanto che preferiamo farlo per noi invece che per gli altri. E se siamo freelance, probabilmente siamo disposti a lavorare moltissimo, più degli altri, ma questo non vuol dire che dobbiamo lavorare troppo. Allora, organizzandosi meglio, è possibile avere più tempo libero per fare delle cose che magari ci aiutano a riposarci o a rigenerarci. Hack di produttività numero 1. Non è un caso che sia il numero 1. Adesso quando farò scorrere il titolo direte ma questa c'è un'idea più banale, non la poteva avere? Però è veramente il game changer. Se provate a farlo, ed è tra l'altro la cosa più difficile da fare, se provate a farlo inizierete la giornata con un tipo di energia completamente diverso. Pronti? Niente cellulare fino a dopo colazione. Ebbene sì.
per quello che vi raccontavo, diciamo, nella primissima slide, e cioè se noi entriamo e iniziamo la giornata con questo impulso di reattività, vuol dire che passeremo il resto della giornata in questo modo. Si dice anche energy flows where attention goes, quindi lì dove poniamo l'attenzione, lì va l'energia. Se noi poniamo l'energia nel strutturare la giornata in una maniera appunto produttiva, allora la giornata sarà produttiva. Se iniziamo la giornata incazzati, probabilmente il resto della giornata la passeremo incazzati. Qui passiamo al hack di produttività numero 2. Pensate, il cellulare è ancora spento, pensa prima di saltare. Il che significa? Pensa a che cosa vuoi raggiungere nella giornata di oggi. Se il tuo scopo nella giornata di oggi potrebbe essere, ad esempio, acquisire dei nuovi clienti, pensa però anche a tutti i passi che puoi fare per arrivare a fine della giornata a fare questo scopo. Io oggi ho parlato con un paio di freelance, quello che mi hanno detto è che magari hanno dei clienti fissi e non riescono ad avere il tempo sufficiente per promuovere se stessi. Ecco, pensando, diciamo, all'inizio della giornata, quali sono gli scopi da poter raggiungere, questo potrebbe essere, diciamo, un trucchetto per trovare tempo anche per promuovere voi stessi. Hack di produttività numero 3, che è il passo dopo, struttura la tua giornata. Mail e telefono solo ad orari fissi. Io le mail le apro solo 3 volte al giorno e non è la prima cosa che faccio quando mi siedo alla scrivania, perché se inizio rispondendo alle email mi mangio 2 ore della mia giornata e non ho ancora fatto niente. Se siamo sinceri con noi stessi, le mail e le telefonate sono parte del lavoro, ma il lavoro reale è da tutta un'altra parte. Quindi io di solito apro le email verso le 10, dopo pranzo, e poi tra le 4 e le 5 del pomeriggio, prima che magari i miei colleghi o i miei redattori lascino la redazione. In questi lassi di tempo potete veramente organizzarmi come volete. Sessioni di focus tra i 40 e i 50 minuti. Magari qualcuno di voi ha sentito parlare del metodo Pomodoro. Il metodo Pomodoro dice 25 minuti di focalizzazione e 5 minuti di pausa. Io per me ho scoperto che 25 minuti sono troppo pochi. Io ho letto anche uno studio di uno psicologo ungherese che ha un nome impronunciabile, quindi non ci provo nemmeno, che dice, ha fatto uno studio sullo stato di flow del cervello, che è quello stato praticamente in cui noi entriamo e in cui il lavoro, lui dice, è effortless, quindi senza sforzo. E di solito è anche il momento in cui il nostro cervello comincia a mandarci tutta una serie di idee, tipo, ma non hai chiamato la nonna, hai finito la carta igienica, come fai ad andare dopo in bagno, ma non dovevi prenotare il biglietto per andare al freelance camp. Ecco, per questo motivo io ho creato la lista "lo faccio dopo". È un pezzettino di carta che mi metto sulla scrivania e il momento in cui il cervello comincia a mandarmi questi task che sono piccoli, vengono fatti in 5 minuti, ma mi tolgono dal mio stato di focus, me lo scrivo sul foglietto e dico "lo faccio dopo", non "lo faccio adesso", "lo faccio dopo". Dopo queste sessioni di focus, appunto, in cui entriamo in questo stato di flow dopo 20 minuti, ah, devo dire un'altra cosa rispetto allo stato di flow. C'è bisogno di 20 minuti, a quanto pare, per entrare in questo stato di flow. Provate ad immaginare adesso di ricevere un messaggio mentre siete in questo stato. Questo stato in cui pensate, ma forse fare freelance non è stata un'idea così malsana. Vi arriva un messaggio. Prendete il telefono perché è quello che siete abituati a fare. C'è una programmazione neurologica nel vostro cervello che vi dice quando il telefono fa pip, dovete rispondere. Prendete il telefono, cazzeggiate 10 minuti e avete bisogno di altri 20 minuti per rientrare in uno stato di flow. Il che significa che per un messaggio perdete 30 minuti della vostra giornata. La prossima volta che mi arriva un messaggio, guardatelo e pensate, voglio spendere adesso 30 minuti alla mia scrivania cazzeggiando o preferisco fare qualcos'altro questa sera? La notizia buona dei 40-50 minuti di focus è che vi potete prendere delle pause molto più lunghe, anche di 15 o 20 minuti. Il che significa che allora lì potete rispondere alle mail, se quello che volete, oppure rispondere al telefono, o richiamare le persone che vi hanno chiamato. E se Barack Obama per 2 ore la mattina non ha acceso il cellulare, probabilmente non cascherà il mondo, mentre noi lavoriamo per 40-50 minuti. Per gli amanti
della musica, di ascoltare la musica, insomma, quando uno lavora, c'è chi ama, insomma, ascoltare la musica classica, c'è chi invece ama la musica elettronica e c'è, insomma, una musica che appunto fa entrare un po' il cervello in uno stato ancora più focalizzato. C'è questo sito, si chiama Brain FM, un paio di ore si possono, diciamo, ascoltare gratuitamente, oppure su YouTube si trovano i binaural beats. C'è una mia amica addirittura che mi ha detto che un video dei binaural beats legato alla sinusite le ha fatto passare la sinusite. Io non l'ho mai provato, magari provatelo voi e poi scrivetemi per dire se ha funzionato. La regola d'oro è in fondo alla lista, ma è quella più importante: via il telefono dalla scrivania. Sembra una cosa banale, ma è stato fatto uno studio su 3 gruppi di persone. Il primo gruppo aveva il cellulare sulla scrivania, il secondo aveva il cellulare nello zaino sotto la scrivania, il terzo gruppo aveva il cellulare in un'altra stanza. Indovinate qual è stato il gruppo più produttivo? Quello che aveva il cellulare in un'altra stanza. Hack di produttività numero 4: se non ha una scadenza non è reale. Perché lavoriamo così bene con le deadlines e con le scadenze? Perché sono reali. Perché il 25 maggio alle 17 noi dobbiamo consegnare qualcosa. Perché alle 9.45... Il 5 maggio è essere compliant con il GDPR. Ok, allora ho scelto una data sbagliata. Data perfetta, no, la data giusta. Ok. E questo vale per tutte le altre cose, soprattutto per le cose che continuiamo a procrastinare perché sono le robe più pallose che non vogliamo fare, esatto, GDPR. Quello, la dichiarazione dei redditi, qualsiasi cosa. Il che vuol dire che però se vi mettete una data, tipo il 25 maggio alle 17, non è uno dei 10 testamenti scritto nella pietra che non si può più cambiare, cioè si può spostare una data se c'è qualcos'altro che vi viene in mezzo, però è fondamentale che abbia una data. A proposito di denuncia dei redditi, anche se non ti va, ingoia al rospo. C'è un americano che ha scritto un libro intero su questo concetto, Eat the Frog First, e cioè la mattina quello che devi fare è il compito più brigoso. E te lo puoi immaginare così. È un bicchiere di vetro vuoto. Se prima ci metti la sabbia, che sono i task, quelli più piccoli, tipo prenotare il biglietto del treno per venire al freelance camp, oppure andare a comprare la carta igienica o rispondere alle email, dopo metterci dentro i sassi, quelli più grandi, non ce la fai. Se invece prima nel bicchiere vuoto ci metti i sassi grandi, poi ci metti un pochino di sabbia e questo potrebbe essere la tua giornata. Quello che è importante, oltre alla struttura della giornata, è l'automotivazione. Non ci sarà mai un giorno probabilmente in cui ci svegliamo e diciamo: oh, ma c'ho proprio voglia di fare la denuncia dei redditi oggi, cioè sono piena di energia, non vedo l'ora di liberarmene. Probabilmente no, però c'è un trucchetto di automotivazione che consiste nel pensare di aver già consegnato la denuncia dei redditi e pensare non solo all'atto di farlo, ma anche come ci sentiremo dopo, che probabilmente sarà un sentimento di grande liberazione. Esatto. Ah. Se noi questo sentimento di liberazione ce lo portiamo nel qui ed ora, il nostro cervello non sa se è presente, passato o futuro. È come se facessimo un trucchetto per il nostro cervello. Il cervello pensa che noi siamo già soddisfatti e sollevati dal fatto di aver già consegnato la denuncia dei redditi. Con questo tipo di motivazione possiamo iniziare la giornata e possiamo iniziare a fare la denuncia dei redditi. Hack di produttività numero 6: se non vai avanti, chiedi aiuto. Ognuno di noi ha dei talenti e delle capacità che altre persone non hanno. Noi riusciamo a fare con estrema facilità delle cose che altre persone invece trovano estremamente ostiche. Allora vale la pena perdere del tempo e perdere così tanta energia a fare delle cose che tanto alla fine non facciamo bene? Io all'inizio avevo pensato: il mio sito me lo faccio da sola, ci sono 100.000 template e poi ci sono tutti questi spot su YouTube, ma sicuramente sarà bellissimo così. In realtà mi sono resa conto che non solo avrei perso probabilmente delle notti di sonno
delle quali però ho bisogno per rigenerarmi e per riposarmi, ma alla fine avrei fatto una grande schifezza. Per cui ho deciso di chiedere a qualcuno di occuparsi del mio sito. Questa persona ha ricevuto un pagamento. Però se il motivo per cui non chiediamo aiuto ad altre persone è perché non siamo in grado di pagare le fatture, pensiamo anche che il denaro non è per forza l'unica merce di baratto. Noi possiamo anche barattare delle ore di lavoro, soprattutto come freelance. La persona che si occuperà della mia social media strategy in Germania farà un certo tot di ore e io farò da life coach per lei per lo stesso tot di ore. E probabilmente qui in questa stanza ci sono un sacco di persone che possono aiutarvi a fare delle cose che odiate e voi potete fare delle cose per loro. Quindi magari chiedete se potrebbero essere disposte a questo tipo di scambio. Hack di produttività numero 7. Secondo voi questa signorina com'è che riesce a fare questa posizione yogica, la verticale sulle mani? Com'è? Esatto, si è esercitata. Si è esercitata, probabilmente si è esercitata anche tutti i giorni per raggiungere questo risultato. Il che significa che di questi hack di cui vi ho parlato, non è che dovete decidere di implementarli tutti da lunedì prossimo e che per tutto il resto dell'anno farete così, perché di solito è un po' come il primo gennaio di tutti gli anni, no? Primo gennaio di tutti gli anni diciamo ok, comincerò a mangiare meglio, comincerò a fare sport, farò meditazione e chissà quante cose, massimo lo facciamo per 3 giorni, dopodiché il resto dell'anno non facciamo niente. La strategia migliore è scegliere una cosa, scegliere una cosa sola e provare a farla per almeno una settimana. Ed è come andare in palestra, non è che potete andare in palestra 3 giorni e poi dire oh, il resto dell'anno adesso, cioè, ho fatto i muscoli, sono a posto. No, è un esercizio quotidiano. Ma con la stessa metafora della palestra, all'inizio probabilmente è complicato sollevare semplicemente 2 chili, ma dopo 2 settimane ne possiamo sollevare 5. Quindi, se abbiamo sviluppato la cattiva abitudine di rispondere sempre al cellulare tutte le volte che fa pip, è diventata un'abitudine alla quale il nostro cervello non deve neanche più pensare, è una reazione corporea. Questa è una cattiva abitudine che noi possiamo sovrascrivere con una buona abitudine. Quindi proviamo, è come smettere di fumare, è la stessa identica cosa. Quindi proviamo una cosa, proviamola per un po' di tempo, vediamo come funziona, se va meglio, se va peggio, ne possiamo implementare una seconda nel momento in cui la prima magari è già diventata un'abitudine. Quindi esercitati e soprattutto a resistere alle distrazioni, che sono veramente le cose che ci rubano più tempo. Non so se vi siete mai scaricati una app sul cellulare per vedere quante ore passate davanti al telefono. C'è qualcuno che l'ha già fatto? Quante ore? Dalle 2 alle 4. Gli hardcore, che sono sempre attaccati al cellulare, gli smombi, 6,5 ore. In queste 6,5 ore noi probabilmente possiamo fare anche qualcos'altro nella nostra vita, che non sia rispondere alle email o ai messaggi. Non cambierai mai la tua vita a meno che non cambi una cosa al giorno, è una frase un po' da autoaiuto americano, mi rendo conto, è un po' kitsch, però in realtà riassume il concetto di cui vi ho appena parlato adesso. E soprattutto inizia prima di essere pronta o di essere pronto. Gli americani dicono start before you're ready. Non ci sarà mai un momento in cui dici ah, ma stamattina ho proprio voglia di alzarmi presto per fare un po' di stretching, per fare un po' di meditazione, poi mi metto lì col template, mi strutturo la giornata. No, probabilmente non ci sarà mai uno di questi giorni, ma bisogna iniziare. E poi potrebbe diventare un'abitudine, una nuova abitudine. Però siccome noi non siamo delle macchine, non siamo delle persone che dobbiamo solo produrre e riuscire a fare tutte le cose che vogliamo fare, eccetera, ma siamo anche degli esseri umani e se riceviamo feedback, di solito il feedback che riceviamo è negativo, raramente ci arriva qualcuno che ti dice oh wow, questa però l'hai fatta veramente bene, allora lo dobbiamo fare da soli, non c'è altro modo, e ci automotiva. Questo è un calendario che vabbè, io ho creato per il mio sito internet, che si può vabbè, trovare anche sul mio gruppo chiuso di Facebook. L'ho chiamato Happy Daily perché si tratta di coltivare la felicità ogni giorno. Noi di solito ci focalizziamo appunto sulle cose che non abbiamo ancora fatto o che non abbiamo ancora raggiunto. Questo in vista del grande scopo che vogliamo raggiungere magari tra 1, 2 o 5 anni.
Ma se questo allora vuol dire che non possiamo essere felici e soddisfatti oggi, allora sarebbe un grande peccato. Allora, per cambiare, diciamo, il focus dalle cose che ci mancano alle cose che abbiamo, che possono essere anche piccole, tipo in questo esempio che ho usato io, è il sole che splende, il messaggio di un'amica o il cornetto alla crema di stamattina. Oppure potete pensare oggi le cose per cui siete grati, il fatto di essere in un posto bellissimo al mare, per il fatto che le organizzatrici e gli organizzatori hanno fatto per voi, per noi tutti, questo meraviglioso evento, per il fatto che ci aspetta tra un po' un mojito. Ci sono, ogni giorno possiamo trovare almeno tre cose, anche se sono banali, per le quali essere grati. È per quello che l'ho chiamato bonus di produttività. Se volete questi hacks, non tanto la presentazione, ma quanto insomma un PDF con un po' di spiegazione sotto, di modo che tutte le informazioni che vi ho dato adesso insomma siano compatte, potete scrivermi hello@giusivalentini.com. E poi io sto cercando ospiti per il mio podcast, che è su iTunes, SoundCloud o Spotify, o anche su altre app di distribuzione di podcast per Android. Si chiama Happy Daily, e quindi se c'è qualcuno che è interessato ad essere ospite del mio podcast, o insomma mi scrivete oppure mi contattate dopo questo speech, o stasera, domani mattina, quando volete, sarei insomma felice di ospitarvi. Grazie, grazie Giusy.